Voglio proporvi un video un pochino diverso dal solito. Infatti oggi vi porto con me a San Virgilio di Marebbe, in questo hotel in cui sono stata un weekend in occasione del compleanno di mio nonno e di mia mamma. Ho pensato che potesse essere carino farvi sentire i suoni dell'acqua che non vi ho mai proposto in questo modo. I suoni che sentirete sono registrati con l'iPhone, quindi non saranno la qualità del microfono, ma spero che comunque siano di vostro gradimento. Non parlerò tutta la durata del video, in tutta la durata del video, ma qui siamo all'alba, erano circa le 7 penso, ed è il momento più bello per fare il bagno. Non c'è nessuno mai. E vedete il vapore che sale se vi piace questo tipo di contenuto, che potrei decidere quando vado qualche volta in questi posti a portarvi un po' con me. Entriamo nella parte sauna, questo è il ghiaccio che si usa appunto per rinfrescarsi dopo la sauna. E qui ci sono le docce. Queste non penso abbiano la cromoterapia, ma alcune volte trovate le docce in cui è possibile anche mettere l'opzione dei vari colori o dei vari aromi. Diciamo che passiamo alla stanza relax, che come vedete ha delle riviste e poi anche dei lettoni e dei divani molto comodi.
Come vedete, qui appunto vi faccio vedere un letto tipico in cui si possono portare anche le tisane, gli snack che ti danno lì. E mi piace perché sono morbidissimi, ci sono delle coperte super 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 morbide. Poi la stanza, qui c'è una sedia con una trama particolarmente bella. E un'altra. Poi passiamo alla sauna. Vedete qui c'è scritto Forest Infrared Sauna. C'è scritto Forest perché penso lo vediate, appunto aveva la vetrata sulla foresta, molto molto bella. Vedete qui, molto bello, era una giornata tra l'altro splendida. Andiamo poi verso una stanza un po' particolare perché questa era aperta e mi piace il fatto che avesse queste altalene. Io non le ho usate perché c'era freddo e avete visto anche che si vedeva un po' il paesino di San Virgilio di Noreb e queste coperte sono morbidissime, guardate, bellissime. Ok, adesso un piccolo snack. Qui davano la frutta secca, quindi uvetta, noci, mandorle, nocciole e poi davano due tipi di albicocche essiccate. Una essiccata completamente, un'altra essiccata diciamo a metà, ed erano veramente buonissime. Inoltre mi gusta la mia tisana. In questo caso sono nel se non altro questi snack sono abbastanza salutari. Adesso stiamo provando, mio padre mi aiuta a provare le campane tibetane. Non penso di averle usate in modo corretto. Usciamo un po' fuori. Qui siamo in Badia,
San Cassiano. Mi dispiace non aver filmato un po' bene tutto perché è molto bello. Però alla fine del video vi farò vedere dei video fatti con il drone. Intanto ho deciso di mettervi questa parte in cui cammino, perché avevo fatto delle storie così. E qui il grande insomma il panorama che vedevamo mentre passeggiavamo. La montagna è bellissima, se l'estate che rimane per questo momento. E qui vi faccio vedere le mie amiche, queste mucchine stupende, io le adoro. E che hanno la possibilità di includere questo pezzo perché mi ricordo che una ragazza mi aveva chiesto tempo fa di provare a includere i suoni dei campanacci delle mucche. Spero non sia troppo alto. Cosa c'è? Ciao, cucciolo. Non sono il massimo perché era la prima volta che lo facevamo volare, quindi sì, siamo ancora veramente inesperti, però trovo che siano comunque riprese molto rilassanti. Non sapevo se la qualità dell'audio vi sarebbe piaciuta.